chiudo la votazione. Come si legge nel regolamento, arma da fuoco si intende qualsiasi arma portatile a canna che espella un proiettile, un colpo o una pallottola. Cosa fanno le armi da fuoco che espellano proiettili, colpi o pallottole? Fanno danni, cioè uccidono. Sono le cosiddette armi civili, uno simbolo che è tra i più terrificanti che siano mai stati inventati. Oltre alle armi intelligenti abbiamo anche le armi civili. Il mercato delle armi, è vero, è in forte crescita. Il commercio in continua espansione, ma infatti chiediamoci perché è in continua espansione il commercio di armi nel mondo. Forse il motivo ci sarà, forse perché il mondo sta andando alla deriva, forse perché ci sono guerre civili in atto. E cosa usano chi fa queste guerre civili? Che armi usano? Nel libro Andi, un affare di Stato di Facchini, Sasso e Bignarca si legge che le pistole, i fucili e le munizioni italiane viaggiano anche verso paesi funestati da guerre civili, pratiche di tortura e altre violazioni dei diritti umani. Non solo l'Italia esporta, ma appunto esportiamo noi la Lombardia, che abbiamo la sede qui in Lombardia, il principale esportatore di armi italiano, appunto la Beretta. Noi esportiamo e difendiamo l'export, si dice nella mozione, per difendere il lavoro. Ma che lavoro è quello di costruire armi, di costruire strumenti di morte? È questo il lavoro che dobbiamo difendere. Noi certo che del Movimento 5 Stelle che difendiamo il lavoro, ma noi difendiamo i lavori socialmente utili, quelli che aiutano il progresso, quelli che fanno sviluppare la cultura umana, non questi che uccidono le persone. È incredibile come un mese fa è stato chiesto al Cardinale Scola di venire a parlare qui in Consiglio regionale e un mese dopo facciamo una mozione sulle armi. Beh, noi vogliamo inviare questa mozione al Cardinale Scola e chiedergli cosa ne pensa di questa mozione, se avrà ancora voglia di venire qua a parlare. Allora, mi chiedo, se davvero siete preoccupati del lavoro, perché non siete mai venuti qui in aula a proporre la sburocratizzazione di settori socialmente utili come il turismo, come l'istruzione, come la cultura, come l'agricoltura? Perché invece chiedete di sburocratizzare in primis il settore delle armi? Ve lo diciamo noi, perché dovete fare anche in questa legislatura un bel inchino alle lobby delle armi. Le armi civili che voi volete continuare ad esportare, anzi volete incrementare l'esportazione di queste armi, in questi paesi destabilizzano le regioni, prolungano i conflitti, ostacolano gli aiuti umanitari, minano i processi di pace, esacerbano la violazione dei diritti umani, pregiudicano lo sviluppo e promuovono una cultura della violenza. Il settore delle armi è un settore fortemente impregnato di corruzione, lo dice Transparency International, e mi sembra che non debba essere io a ripetere la storia giudiziaria del vostro ex collega Prosperini, che è proprio il vostro ex collega, prima leghista, poi AN, poi PDL, ha dovuto dimettersi da assessore regionale di questa giunta lombarda, ma dei precedenti, proprio perché sembrerebbe avesse, come dire, agevolato l'esportazione di armi, sembrerebbe della Beretta, facendo passare dei soldi sui propri conti in Svizzera. Allora, non avete già dato abbastanza con Prosperini al settore delle armi? Dovete fare altri inchini al settore delle armi ancora in questa legislatura? È vero che prendete anche un bacino di voti da quelle zone, però insomma basterebbe aver già dato con un elemento come Prosperini. Noi diciamo fuori le lobby delle armi dal Consiglio regionale.